Timothy Weah è un nuovo giocatore della Juventus e oggi scopriremo insieme quale sarà la sua stagione con la maglia bianconera. Infatti andremo a simulare tutta la sua stagione all'interno della Juventus per vedere i risultati individuali e di squadra che riusciranno a raggiungere insieme. Ecco qui la sua presentazione con la maglietta della Juventus. Anche lui, come Thuram, figlio d'arte, suo padre giocava nel Milan, ma ha dichiarato di aver sempre tifato per la Juventus. E ora suo figlio giocherà proprio nei bianconeri. È stato presentato con la Juventus con il numero 22, quindi abbiamo inserito il suo numero di maglia. Può fare l'esterno destro, anche sinistro, il terzino sinistro e il terzino destro, come piace ad Allegri. In verità può fare anche la punta, ma FIFA non me lo mette come punta. Non c'è più Vlahovic, non c'è più Chiesa e non c'è più Di Maria perché ho seguito le voci di mercato. Giocherà quindi sulla destra nella nostra simulazione, ha 86 di velocità, sa anche difendere perché abbiamo visto è anche terzino. All'inizio della sua carriera era molto più offensivo. Metto anche Pogba titolare, che la prossima stagione abbiamo visto si sta già allenando per essere presente. La Juve non partecipa alle coppe europee, quindi è più avvantaggiata in campionato perché non avrà impegni esterni e potrà concentrarsi per arrivare nei primi posti in classifica. E vedremo le statistiche finali di Timothy Weah. La prima giornata di campionato è Juventus-Inter. Andiamo a simulare velocemente. Termina 0-2, vince l'Inter, parte male la Juve in campionato perdendo un derby d'Italia. Io ho messo Vlahovic negli svincolati, ma non pensavo che sarebbe finito al Milan. Ok, Timo Weah affronta la squadra di suo padre, l'ex squadra di suo padre, però c'è un certo Vlahovic là che potrebbe segnare un bel po' di gol dell'ex, noi invece non abbiamo più neanche un top player. Finisce 1-1, segna Arkadiusz Milik che risponde a Tomori. Prima della partita con il Napoli voglio vedere come siamo messi in classifica. La Juventus è settima in classifica, complice anche il ridimensionamento della rosa abbastanza grande. Ora affrontiamo i campioni d'Italia in carica in casa loro. La Juventus vince in casa del Napoli con il gol dell'ex di Milik, il gol di Kostic e la doppietta di Milik. Sono abbastanza scioccato perché ho visto qualcosa di irripetibile. Questa Juventus prima stava perdendo tutte le partite e ora è diventata una macchina. Verona battuto, Torino battuto anche 5-0, Empoli, Salernitana, Bologna, Cremonese, Lecce, Napoli, Spezia, Lazio, Sampdoria sono 10 vittorie consecutive. È l'Inter che dovrà fermare questo cammino con Thuram là davanti, però c'è Timothy Weah che cercherà di impedirglielo. Timothy Weah infatti segna, però la Juventus perde lo stesso perché Lukaku e Thuram la mettono al tappeto. La Juventus continua a viaggiare a gonfie vele. Perché dopo la sconfitta con l'Inter sono arrivate altre 10 vittorie di fila, quindi 10 di fila, una sconfitta, 10 di fila. E non a caso in classifica la Juventus è prima, un cammino straordinario dopo il primo mese disastroso. E adesso in casa del Milan di Vlahovic, la Juventus vuole chiudere questo campionato. Finisce 1-1, segna Rabiot, ma anche Ballo Touré. E Vlahovic sbaglia un calcio di rigore. Ho tirato dritto fino alla fine. Ed è successo qualcosa che mi ha un po' scosso. La Juventus ha vinto la Coppa Italia, però in campionato è andata in crollo totale. L'ultimo mese non ha totalizzato nemmeno una vittoria con soltanto 2 punti in 3 partite e nel mese prima ha perso con la Cremonese. Chissà se questi punti potrebbero averle fatto perdere il campionato. Vediamo. Assolutamente no. Arriva a pari punti con la Roma che ha anche battuto in finale di Coppa Italia, quindi grazie agli scontri diretti la Juventus vince questo campionato di Serie A, vince anche la Coppa Italia e fa il doblete. Si qualifica per la prossima Champions League e porta a casa 2 trofei. Stagione veramente incredibile. Timothy Weah è cresciuto, è diventato un 77, quindi ha totalizzato un più 2 di overall. Andiamo a scoprire le sue statistiche perché ha fatto 20 presenze, un gol che abbiamo visto contro l'Inter e un assist con 3 reti inviolate. Ha giocato veramente poco, non so se si è infortunato o se il gioco ha fatto giocare qualcun altro al posto suo, ma non ho altri esterni destri in rosa. Juventus clamorosa, ma il protagonista del video sembrerebbe aver floppato. Milik fa 30 gol in Serie A e trascina la Juventus verso il titolo. 30 gol Milik in Serie A. Ken ne fa 17 e Pogba ne fa 11. Ecco spiegato il cammino straordinario di questa Juventus. La Juventus che manda due attaccanti in doppia cifra, uno con 30, uno con 17 gol e Pogba con 11, non mi sembra molto realistico attualmente, vedendo il calcio che esprime Allegri, però non si sa mai, l'anno prossimo
potrebbero cambiare il registro. FIFA ha predetto questo. Quindi statisticamente parlando, Timothy Weah ha un po' fallito. È stato un flop in questa Juventus, che però ha dominato il campionato per lunga parte, per poi farsi recuperare qualche punto nel finale, ha vinto la Coppa Italia ed ha portato il suo attaccante a 30 gol in campionato come capocannoniere. Timothy Weah ha totalizzato un gol e un assist, quindi un po' deludente. Fatemi sapere se nella realtà secondo voi farà meglio o peggio di come ha fatto su FIFA. Ma soprattutto, dato che non si è ancora capito, secondo voi che ruolo ricoprirà in questa Juventus? Non sappiamo il modulo, non sappiamo se sarà offensivo, difensivo. Può fare veramente tanti ruoli, quindi secondo me è un acquisto abbastanza buono. Però viene da una stagione abbastanza deludente, con soltanto 2 gol e 3 assist, se non mi sbaglio. Giudicate voi questo acquisto, scrivete nei commenti secondo voi cosa farà questa stagione. Secondo me segnerà 5 gol e farà 7 assist. Sono ottimista. Io non sono juventino, quindi spero assolutamente di no, onestamente. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Scrivete nei commenti altri nuovi giocatori che hanno cambiato squadra da poco da andare a simulare su FIFA per scoprire la loro stagione. Recuperate il video di Marcus Thuram all'Inter, lo trovate sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.